Buongiorno ragazzi, poi ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Faccio questo video perché sono leggermente incazzato. Perché, allora, da qualche giorno, un paio circa, esce fuori la notizia che Maicon, appena rescisso con la Roma in quest'estate, potrebbe tornare alla Roma per un breve periodo per rimpiazzare i giocatori che si sono infortunati. Perché in questo periodo, per quanto riguarda i terzini, abbiamo fuori Bruno Peres, abbiamo fuori Mario Rui. Quindi ci sono dei problemi di fondo, non abbiamo più dei terzini. Allora, io a questo punto mi domando, faccio una premessa molto lunga, statici. Sapete cos'è la Youth League? La Youth League è una Champions League fra gli under 19 delle migliori squadre d'Europa. Ora, si struttura in questo modo: le squadre vere e proprie, cioè non le under, proprio le squadre che fanno i gironi di Champions, portano anche la sua under, diciamo, la propria under 19 a fare i gironi di Champions. Quindi c'è un girone, per esempio, di Champions, di Youth League, di Youth Champions League, che è Juventus, Siviglia, Lione, Dinamo Zagabria. C'è un girone di Youth League che è Napoli, Benfica, Besiktas e Dinamo Kiev. E ovviamente però c'è anche la parte nella quale partecipano le squadre che giustamente hanno vinto lo scudetto primavera del proprio campionato. Proprio per questo la Roma, nonostante nella realtà non si è qualificata alla Champions League, la Roma fa i playoff secondari per qualificarsi a sedicesimi, visto che l'anno scorso ha vinto lo scudetto primavera. Allora, e mettiamolo subito in conto, ragazzi: scudetto primavera. Cosa deve fare la Roma? A differenza delle altre che fanno semplicemente il girone, passano le prime, perché del girone delle 8 passano solo le prime, le seconde di ogni girone vanno a affrontare queste 8 che dopo 6 match escono fuori dai spareggi. Perché ci saranno non mi ricordo quante squadre sono, comunque sono 3 partite da affrontare prima di passare, cioè 6 partite totali fra andata e ritorno, e poi vai a affrontare anche la seconda prima di poter passare agli ottavi. Quindi alla fine ti vai a giocare 8 partite per dover passare poi agli ottavi di finale, ecco. E la Roma attualmente comunque ha vinto il primo match, e se non erro, sì, ha vinto il primo match. Il secondo, cioè il primo scontro tra andata e ritorno, è passata. Ora il secondo col Bate Borisov abbiamo vinto 0-3 fuori casa, e dobbiamo andare a giocare in casa. Comunque quando ci giochiamo domani, in realtà, però non sto registrando questo video ancora, non ci abbiamo giocato. E poi, senza, diciamo, sorprese clamorose, dovremmo passare successivamente al turno e poi vediamo. Allora, perché faccio tutto questo discorso? Perché l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto primavera, e abbiamo anche, se vi interessa, fatto una buonissima Youth League, giocandole tutte bene e uscendo solamente in semifinale. Cioè, no scusate, in semifinale, bensì ai quarti di finale. Fummo eliminati solamente dal Paris Saint-Germain, che poi arrivò fino in finale e dovette arrendersi al Chelsea. L'anno prima uscimmo in semifinale contro il Chelsea, che poi vinse la Youth League. Il Chelsea c'ha probabilmente la più grande, la più forte primavera d'Europa, che continua a vincere ogni anno questa stramalettissima Youth League. Questo perché? Perché la Roma si ha dimostrato, se in 2 anni ha vinto uno scudetto primavera e è arrivato una volta ai quarti, una volta in semifinale della Champions League di categoria, che ha dei giocatori validi. Ora noi abbiamo questi terzini, ve ne cito alcuni: De Santis, Anocic, non ho ancora capito come si pronuncia, sinceramente, le guardo, ma non è che so praticamente come si pronuncia Anocic o Anocic, comunque è molto bravo. Così come Pellegrini, che sono degli ottimi terzini. Mi spieghi perché devi andare a richiamare un giocatore che probabilmente è finito, come Maicon, e lo ha dimostrato già l'anno scorso, devi andare a richiamare per metterlo lì sulla fascia quando puoi puntare su un giovane. Ragazzi, se noi abbiamo una primavera della Madonna, sfruttiamo la primavera della Madonna. Non è possibile che dobbiamo sempre andare a cercare giocatori che non c'entrano nulla con la nostra primavera. Ma perché? Ma poi abbiamo quel Sek che abbiamo preso alla Lazio, ma lo vorranno mettere una cazzo di volta? Una volta, dico, se c'è un problema, perché ovviamente tu Sek non lo metti, perché comunque se già dei terzi non lo metti, ma se sei costretto a giocare con Parmieri o con Jesus, ci potresti pensare a mettere Sek. Proviamo a metterlo, no? Ma così come giocatori da primavera, tu non hai bisogno di un Maicon a 35 anni che non fa una partita da 8 mesi. Si è allenato a Trigoria, ma non fa una partita da 8 mesi. Tu hai delle giovani promesse in primavera, provaci. Comunque, niente, anzi, sarà il mio pensiero. Se vi è piaciuto questo mese, vi ho fatto un dislike. Ringrazio per la visione, scrivete qui sotto cosa ne pensate. Boccialala, e ci vediamo ad un prossimo video. Ehi, non chiudete il video, devo dirvi una cosa molto importante prima. Visto che i feed di YouTube non vanno benone,
Vi consiglio, punto 1, di cliccare sulla campanella vicino al canale iscriviti, in modo che vi arrivino tutte le notifiche sul cellulare. Seconda cosa, molto più semplice, andate a cercarmi sul gruppo Telegram. Lì vi aggiornerò per ogni video che uscirà, vi metterò o il link o comunque la foto per farvi capire che è uscito un video. Infine, se vi interessa, mi trovate sia su Facebook che su Instagram con continui aggiornamenti, ovviamente tutto sotto il nome di Sequolf. Su Instagram, Simone Sequolf. Mi raccomando ragazzi, fatelo!